Allora, Valerio Federico per Liberi TV siamo con con il direttore dell'emittente che già sorride perché è preoccupato delle mie domande. Allora, con il direttore Colascione parliamo di comunicazione. Parliamo di comunicazione e quindi una cosa che ti chiedo immediatamente, insomma, nel dibattito radicale da sempre si parla di comunicazione, però si parla di comunicazione affrontandola con una chiave che è la chiave del regime. Quindi c'è il regime. In tanti anni l'abbiamo spiegato, abbiamo detto perché, abbiamo spiegato come il regime si manifesta, come il regime si manifesta nei mezzi di informazione italiana, nella comunicazione italiana, mentre diciamo meno si parla delle capacità dei radicali di comunicare in modo adeguato. E ultimamente, soprattutto spesso nei momenti di maggiore difficoltà dell'area radicale, qualcuno desidera porre, no? Cerca l'input, vuole porre questo input, di veri o pseudo errori nella comunicazione da parte dei radicali. Allora io su questo vorrei partire. Dal tuo punto di vista, al di là del regime, senza considerare il sistema di informazione italiano, quali sono i principali errori dei radicali, del movimento radicale nel porsi nei confronti degli strumenti di informazione e di comunicazione in Italia? Allora, intanto devo dire che sono veramente emozionato da questa inversione di ruoli e altra premessa doverosa è che non sono esperto di nulla, all'improvviso nel fare i libri di Goodman, insomma. E comunque le idee che ho su queste domande, che tu mi hai fatto delle idee, le ho da tempo, fin da quando scrivevo sul forum di radicali.it una decina di anni fa. Allora, sì, la tematica è stata tirata fuori anche sempre, adesso è un po' fatale in relazione ai successi di quindi internet, online e così via. Beh, io registro che i radicali hanno sempre avuto molta attenzione all'informazione, tant'è vero che l'apertura del comitato è stata con una relazione di Gianni Britto sulle presenze televisive. Ed è giusto e sacrosanto, per carità, soltanto che quello che io insomma, diciamo, perché non è una critica, però insomma un'idea che vorrei fare è che la televisione di oggi è praticamente, cioè l'internet di oggi è la televisione di 50 anni fa, oggi 60, nel senso che è il nuovo media. Quindi certe cose andrebbero colte, in un movimento, in un gruppo, in un partito, quello che siamo, che comunque era un grosso know-how. Aveva un'attenzione, era il partito telematico in tempi, anche se io penso che sia una terminologia capezzoniana, io per esempio di Il partito delle prime elezioni online. il partito delle prime elezioni online, da cui sono stati i gli splendidi contributi di Piero Welby e così via. Quindi che dire che è sdoganare questo nuovo media come un qualcosa che è futile, che serve solo a dar voce un pochino ai spargitori di letame, eccetera, mi sembra un po' riduttivo, anche perché è uno strumento, non è un fine. Allora si dice che Grillo comunque sia andato in televisione senza esserci. È vero, Grillo ha avuto questa capacità, ma lui si è potuto permettere di andare in televisione senza esserci in televisione, cioè di far parlare di sé, grazie a ciò che si era costruito su un blog da anni, anche facendo leva ovviamente sulla sua fama di comico, per carità, però comunque se è un blog che va avanti dal 2005, è tra i più seguiti in Italia, e in base a quello, e poi devo dire che ho anche dei dubbi sul fatto che utilizzi delle metodologie all'avanguardia su internet, che il blog è anche una cosa non nuovissima. Comunque sia, è internet, è quello che Marco chiama l'online, grazie a quello si è costruito una presenza, una serie di seguaci, accolti, chiamiamo come lo vogliamo, addirittura volendolo quasi proporre come alternativa alla forma partito tradizionale. Secondo me non tiene questa cosa, perché è uno strumento, non può essere proponibile, sostituibile al posto di una forma partito. Infatti non è che si può, se loro avessero vinto, votare la finanziaria facendo i referendum sul blog, sarebbe ridicolo. Ma comunque
Quindi l'attenzione. Però la raccolta del consenso e l'elaborazione delle idee del movimento di Grillo è avvenuto soprattutto tramite la rete. Esattamente, esattamente. E da quella è passato poi l'attenzione alla televisione, che ne ha parlato senza che lui poi fosse presente, tranne qualche eccezione. Quindi queste cose andrebbero valutate. Poi ovviamente, come tutti quanti gli strumenti comunicativi aperti speriamo restino, io ho anche dei timori su questo, perché potrebbe fare la fine della stampa, i controlli e così via, perché poi insomma, chiaramente la comunicazione politica cresce sempre più su internet. Ecco, però allora su questo ti interrompo un attimo. I mezzi tradizionali di comunicazione sono ambito di azione del cosiddetto regime, di quello che i radicali chiamano il regime. Ecco, internet è stato ed è ancora lontano dalla possibilità di influenze del regime? Non lo so per quanto, si dice che lo sia, anche perché si portano poi ad esempio le cosiddette rivoluzioni arabe, che sono state in qualche modo stimolate, aiutate. In Italia dobbiamo anche dire che effettivamente, per esempio, i famosi referendum sull'acqua hanno avuto come motore molto la rete, in particolare i social media e quindi Facebook, sono ulteriori evoluzioni dell'utilizzo di questo strumento. Questo è innegabile. Poi, ecco, bisogna vedere anche qui quando si metterà sul governo e così via, se e quando, poi ci sono tutte quante delle questioni in sospeso relative ai diritti di replica per quanto riguarda le diffamazioni, le smentite, se si equiparano alla stampa normale, e lì comincia a diventare tutto complicato. Per esempio, noi che siamo un'associazione tutto in base al volontariato, non abbiamo un avvocato, nessun legale, ok, ci assumiamo delle responsabilità, non abbiamo nessun tipo di finanziamento, ce la sostentiamo, e certo che se io mando in onda, mando insomma su YouTube un filmato in cui qualcuno fa delle dichiarazioni che sono diffamatorie, politiche, io le pubblico, mi sembrerebbe un po' macroscopico doverne rispondere come un direttore di un giornale. E infatti quando mi capita cerco sempre di sottolineare che si prende distanza, comunque che si assume la responsabilità e così via. Sarebbe un grosso. Io penso che comunque sia, c'è interesse da parte appunto della partitocrazia e anche del regime dell'informazione a metterci un pochino lo zampino in fronte. Però tu evidenzi le difficoltà di mettere lo zampino su internet, sia dal punto di vista di eventuali procedure di natura, come dire, procedimenti di natura giudiziaria, ma anche di filtraggio. Ecco, però ritorniamo al punto originale. In questi termini, noi abbiamo esaminato il successo di Grillo legato agli strumenti, ai nuovi strumenti a disposizione telematici, ormai non più nuovi, internet, eccetera. Dove sono le carenze radicali in questo senso? Allora, sì, ricordiamoci che non è soltanto Grillo, io mi ricordo benissimo perché ci sono stato, per esempio, un partito che insomma, adesso mi sarà a sapere che il TV a Vasto è un'ottima organizzazione come quel TV, e PD c'è un bel, poi possiamo dire che anche lì ci sono vari partiti che sono organizzati. Le carenze sono in qualche modo, secondo me, proprio nella sensibilità sulla cosa singola. Adesso faccio un esempio. Radio Radicale ha un archivio che è preziosissimo, è un archivio che sta sul suo sito in gran parte, ha un canale YouTube, però c'è pochissimo, ovviamente ci sono problemi anche di persone, eccetera. YouTube è il server più grande del mondo in pratica, cioè tu hai un contenitore dove tu inserisci, resta lì finché non lo levi, meno che va bene, non incorri in censure, eccetera. Una volta che tu l'hai messo dal tuo terminale, che sei a Roma, dopo 2 secondi lo puoi vedere in Antartide, è gratuito. Questa è una cosa importantissima. Allora, tutelare, per esempio, come si ritiene, l'archivio di Radio Radicale, facendo sì che tutto l'archivio sia sul sito di Radio Radicale, in cui è necessario anche un certo programma per vedere le casellette e così via, secondo me non aiuta alla diffusione. Aiuta forse a tutela un po' identitaria, a dire che devi andare sul sito di Radio Radicale, ma un canale YouTube di Radio Radicale che c'è, peraltro, però secondo me è sottoutilizzato, potrebbe servire ugualmente. E poi, come si convenienza ci hai detto, niente da fare, quando i radicali in direzione disse azzeccano una battaglia,
e sulla diffondono su internet i siti crollano e quindi non ci riusciamo a essere neanche quando potremmo avere questo è un problema tecnico un problema o economico tecnico. È un problema, è un problema tecnico, è un problema di investimenti, purtroppo è anche drammatica, però obiettivamente è un problema di sensibilità. Poi sono quelle piccole risorse che quasi sono delle priorità, una parte vanno in un posto, una parte vanno un altro, e intervenire su internet è relativamente meno costoso che intervenire su non so, una TV locale o uno spazio a pagamento, insomma. Quindi carenza di investimenti, ma forse anche di sensibilità, di sensibilità, sensibilità. E di idee e un approccio un po' chiuso che invece deve, sì, deve aprirsi. YouTube è uno strumento, come dire, sì, sarebbe uno strumento da utilizzare in modo molto più deciso. È la Vulgata, dalla Vulgata si sente spesso che Marco Pannella ha un modo di comunicare che non è efficace, sia per i tempi, sia per... perché non esprime magari i concetti in un modo sufficientemente chiaro, in tempi brevi, ecco. Mentre che Emma Bonino invece comunica magari gli stessi contenuti in modo molto efficace, con tempi televisivi molto più adatti, eccetera. Ecco, questa è una cosa, insomma, che comunemente si pensa, soprattutto al di fuori dei radicali, a qualcosa di vero, tu ce lo confermi o... Io ascolto, insomma, parliamo delle conversazioni e così via, almeno 20 anni, adesso non ancora ricordo quando, insomma, almeno da 20 anni, 25 anni. Beh, è evidente la sintassi del fraseggio, in particolare di Marco Pannella, è diversa da quella di Emma e di altri, è complessa, senz'altro complessa. Ritengo che, per esempio, nella trasmissione penso che sia più seguita, cioè radicale, che la conversazione domenicale, l'opera di Massimo Bordin è assolutamente insostituibile. È insostituibile perché lui in qualche modo a volte decodifica, stimola, aiuta, l'indicante e così via, è importantissima, oltre che per il tenore un pochino anche dei, diciamo, dei tentativi che fa di incanare un po' il discorso, poi chiaramente c'è la situazione di Marco che è un po' anche caratteristica sua, sicuramente il suo è un fraseggio molto molto complesso, dà per scontato la conoscenza effettivamente di tante cose che lui ha vissuto, che in qualche modo probabilmente dà per scontato che chi l'ascolta conosca, in realtà passano due o tre generazioni rispetto anche ad alcuni ascoltatori di livello radicale. Infatti tu certe volte quando lui dice che c'è i nuovi ascoltatori di livello radicale, io un pochino mi rammarico perché ho l'impressione, spero di sbagliare, che i nuovi ascoltatori non li faccia a livello radicale, ma ci siano un top di ascoltatori fidelizzati che sono lo sblocco duro degli ascoltatori, perché un po' questo, un po' anche l'intercalare di EPM, tante cose sono un po' restringenti rispetto ai nuovi ascoltatori che potrebbero essere praticamente. Ecco, ma prima di passare alla radio radicale, quindi tu come dire, sei d'accordo sull'idea che Pannella rende in situazioni diverse da quelle che i tempi televisivi chiedono, quindi che la massima resa di Marco Pannella è in contesti dove non solo lui ha il tempo di esprimersi, ma anche mediato da chi è capace di mediare tra l'ascoltatore Marco, sì, mentre Emma è efficace anche su tempi ridotti. Sì, guarda, su questo ridotti. Ci sta una piccola cosa che abbiamo bisogno di tutti, che potrebbe essere definito un aneddoto. Quando andò da Pelese insieme alla 7 era la voce, era simpatica che il collegamento ci stava Landini. E la cosa simpatica era che a parte i tempi erano strettissimi, quindi lì ovviamente c'è un adeguamento, mappa abituata a fraseggio su di 2 ore, che poi certe volte potrebbe anche prolungare così l'impronta. La cosa simpatica fu che riuscì a parlare con Landini proponendogli di venire su Radio Radicale senza quindi tempo. Io mi sono posto il problema. Se fosse stato Telesi, io invito Marco Pannella, che è già una cosa eccezionale, tu lo inviti su un altro media, immagino che avrebbe fatto piacere a Telesi, insomma, io penso anche un po' legittimamente.
e obiettivamente i denti sono cannibalizzano un pochino la possibilità di esporre, è drammatica, così, anche perché la TV commerciale si rendono conto che dopo un tot di minuti si perde la tensione, si cambia il telecomando e sul web è ancora più semplice cambiare da un sito all'altro che un tasto del telecomando. I tempi adesso sono questi, purtroppo. Bisogna adattarsi. Senti, una domanda più politica, Grillo ha il 25% di consensi e porta avanti una serie di proposte, alcune effettivamente di origine e produzione radicale, non tutte. I radicali non hanno adesso, non riescono a intercettare consenso. Ecco, com'è possibile che i radicali vengano percepiti come vecchi e spesso cittadini, insomma, non così vicini alla politica, hanno questa sensazione, percepiscono i radicali come vecchi, quando invece è del tutto evidente che i loro contenuti vecchi non sono, è solo legato alle figure di Pannella e di Bonino e quindi al ripetersi delle stesse figure per anni o c'è dell'altro? Allora, ovviamente io penso che sia un po' di tutto, cioè intanto parlando di Grillo, ovviamente ricordiamoci che lui era autore del principio che dopo un tot di legislatura o dopo una certa età non si doveva mai più avere il diritto di voto, quindi insomma cose simili, passivo, attivo, e quindi è chiaro che se tutti gli italiani, gli antichi radicali di Marco Pannella, Grillo ovviamente i due radicali ha questa opzione, insomma, ricordiamoci che questo ha detto. Poi abbiamo anche un pochino, secondo me, mi ha detto finalmente il numero, un pochino magari abusivamente mi ha proprio di questa, diciamo, aggettivo così inclusivo, no? Che sono un iscritto, quindi. Le analisi sul regime e così via, sull'esclusione da parte del regime della comunicazione, a volte sfiorano un pochino nell'alito, devo dire la verità, sono un po' troppo, anche perché poi dopo conseguentemente non accade nulla, nel senso che morte, l'esclusione viene per aggirare il regime che ti esclude, è internet, e con strumenti efficaci, cioè ciascuno potrebbe una singola cosa farla girare su 10 siti, 100 persone, e quindi le tematiche obiettivamente sono quelle, perché purtroppo l'Italia non è cambiata con tante cose, parliamo della giustizia, parliamo della legalità, è ovvio, ma i grillini purtroppo si parla solo di loro, purtroppo dico perché sono una delle tre forze, diciamo, i grillini non hanno una grande sensibilità politica e devo dire, forse proprio perché non hanno una forma partito che in qualche modo, cioè anche i giacobinismi, io non mi sento più sul fatto dei partiti, bisogna eliminare i partiti, ok, la democrazia, diciamo, anche così, dal basso, come si può dire, dal basso non è che tutto prescinde, il partito un pochino serve a attrarre chi ampiamente, anche comunque, è accumulato da certi principi, tra i comunisti si sente tutto e il contrario di tutto. Quindi, insomma, quindi cos'è che unisce i grillini, visto che si sente tutto il contrario di tutto? I grillini sono uniti dalla sensibilità che obiettivamente c'è, un po' giacobina, del cambiamento. Del cambiamento di per sé. Ecco perché io penso che questa sensibilità, questa necessità che c'è in tanti partiti, anche per esempio del PD, che ha interpretata con uno sforzo parziale, se non dicono che è brutto, tutto il peggio del peggio, comunque sono state le primarie per esempio, il segretario si è messo, diciamo, si è esposto anche alla possibilità di non essere votato. Ecco, il cambiamento, prima che arrivi e diventi il tsunami che travolga, andrebbe interpretato e dico addirittura agevolato. Riguardo i radicali, la mia idea è sempre stata questa, che il partito carismatico come quello radicale, dalla base non si riesce a rinnovare, perché strutturalmente non può, non c'è neanche un luogo statuale dove si può discutere e prendere decisioni. E qui, al vertice, se si è interessati per l'idea, abbia più durata dei corpi, come io penso che abbia più dignità di durare dei corpi, bisognerebbe in qualche modo pensare al futuro. Quindi la figura carismatica che guida il partito radicale dovrebbe investire sul futuro preparando il terreno. Preparando il terreno e vedere un pochino quello che sta accadendo, anche perché è vero che i radicali stanno dove sta Pannella. Pannella senza i radicali non ha voce in presenza delle istituzioni, perché comunque sia delle firme vanno raccolte, un minimo. Cioè, insomma, ecco, è un po' una simbiosi.
siamo stati in qualche modo, l'idea creatrice è stata la sua, lui è stato l'iniziatore e tutto quanto, in qualche modo, però poi quando bisogna raccogliere le liste per qualsiasi soggetto politico che si crea, ok, creare, cioè raccogliere le firme, servono in tante. Accadono delle cose in Italia, che non sono solo in Veneto, ma un pochino anche in Torino, un pochino anche a Milano, che denotano un certo sfrangiamento, perché secondo me l'esigenza di cambiamento molti vedono che non viene interpretata come un qualcosa che non è che si può accantonare, non se ne parla e non c'è. Io invece per esempio ho apprezzato molto che Radio Radicale abbia mandato alcune di queste, no, penso che tutte quante, sia la quella della Vietta, sia la sede quella di Milano che di Verona, denotano una sensibilità giornalistica, e quindi onore a Paolo Martini che insomma ha capito che nella militanza sta accadendo qualcosa di importante. L'importante è anche perché quando i numeri sono pochi, si parla di 100 persone e cominciano a essere rilevanti. Se era il PD, vabbè, questi erano nulla, insomma. Ecco, a proposito di Radio Radicale, così poi andiamo a chiudere, Radio Radicale ha avuto un calo di ascolto per alcuni anni, adesso si è probabilmente stabilizzata su livelli comunque più bassi rispetto a quelli di alcuni anni fa. Ecco, tu come, dove vedi la ragione di questo calo di ascolti che ha contraddistinto la radio negli ultimi anni? Ma io adesso questo non sapevo del calo degli ascolti, sinceramente non so neanche dove reperire dei dati sugli ascolti radiofonici. I dati, no, lo ricordiamo, sono stati poi presentati da Paolo Martini in un seminario dell'anno scorso, un seminario chiuso, uno dei pochissimi, delle pochissime riunioni radicali chiuse, dove ha esposto e da dove si comprendeva che c'è stato, diciamo nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, fino al cambio di direzione tra Borghini e Martini, quindi in quegli anni c'è stato un calo di ascolti abbastanza, insomma, consistente. Io penso, come dicevo prima, che ha uno scarso appeal sulle generazioni nuove, sui giovani, insomma, giovani, 10, sì, 10, 20, 30 anni, anche perché, cioè, insomma, si sente. Chi ascolta Radio Radicale già sa più o meno di che si parla, e con la radio basta girare le frequenze, un attimo si ascolta e ci si ferma certe volte. Radio Radicale, rispetto secondo me a certe generazioni, non riesce a accarpiarle proprio il modo in cui si pone, insomma. Quindi anche la radio ha il riflesso, diciamo, della figura carismatica, sì, Pannella. Un po' sì. Lui è molto affezionato, per esempio, i Requiem, sì, sono bei, sono ascetici, per carità. Però non attraggono, il jingle, lo strumento musicale è importante proprio perché nel momento in cui tra un parlare e l'altro, poi effettivamente avrebbe una potenzialità infinita del Radicale, perché parla di tantissime cose, è molto interessante. Però per esempio questa potrebbe essere una cosa, la presenza, per esempio, come dicevo, su YouTube, però io ovviamente capisco che ci sono dei problemi incredibili, fanno i miracoli già con quello che riescono a fare, per carità. E mi rendo conto che Radio Radicale è sempre più importante per veicolare il messaggio, perché effettivamente è l'unico posto dove effettivamente si può a livello nazionale raggiungere tutti, appunto essendo una presenza, insomma, tentennante su web, giornale, TV, una volta c'era Vecchia Verona 56, adesso non c'è più niente, e Radio Radicale resta ed è importantissima, è fondamentale. Io non sarei dire che Radio Radicale è il partito radicale, ma quasi, insomma. Quindi insomma andrebbe. Poi ci sono anche i vincoli che obiettivamente, bisogna anche questo calcolare, i vincoli. Infatti nei diretti che recentemente risento con molto molto piacere, anche quello era una cosa preziosissima, era il primo tipo di interattività del filo diretto telefonico. Filo diretto cioè in cui c'era qualcuno che rispondeva, non la conduzione in diretta. Cosa che ho sempre fatto fare da Marco Cappato qualche giorno fa e ho molto apprezzato. Purtroppo sono molto calati rispetto al passato, Radio Prolacci e così via, secondo me era il primo esperimento di interazione, di interattività. Quindi ancora una volta il problema è un pochino lo stesso, cioè sia per il partito che per la radio bisogna cercare di potenziare, diciamo, tutti quei canali che mettano
in collegamento diretto, partito sì. e radio, sì. con le persone e che permettano alle persone di contare realmente. Sì. E come nel partito che dicevamo, recuperare un know-how che c'era. La radio parolaccia era un esperimento fatto e storico del radio radicale, internet con il vecchio partito telematico, la guardia digitale e così via, era qualcosa che c'era, che poi in qualche modo andando spegnendosi, non capisco perché, però secondo me insomma è una cosa in controtendenza, un po' ritorno al passato, un po' al cartaceo, un po' torneremo al cartaceo, no? O alle tavolette di Creta, no? È bello, è ascetico, ha un valore storico, archeologico, culturale, sì, però in qualche modo dobbiamo, anche perché dobbiamo conquistare, non solo conservare, dovremmo conquistarne altri. Chiudiamo allora con questo appello al rinnovamento in termini di comunicazione, di capacità e di investimenti in tutti i sensi, di risorse in questo tipo di cambiamento, come mi pare di capire per il direttore, passaggio indispensabile perché i radicali possano di nuovo e ancora di più parlare alla gente. Grazie Valerio Federico per Liberi TV. Ciao.